La sanità italiana vuole restare di eccellenza e universalistica, malgrado per anni si è proceduto, a causa della crisi, a politiche di tagli severi, in molti casi solo lineari. È facile tagliare ma è più difficile operare in modo mirato ed oggi la sanità in Italia si trova a vivere in una situazione con troppe disuguaglianze e con luci ed ombre. Lo ha detto la ministra della Sanità, Giulia Grillo, intervenendo stamane a Roma al summit dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Europa che si riunisce per 3 giorni nella capitale italiana. La ministra Grillo ha parlato, comunque, del sistema italiano come di un modello universalistico e di eccellenza che resta un esempio anche in Europa. L'annuncio della ministra prevede la riduzione del ticket sanitario e delle liste d'attesa allo studio del governo. Si tratta di 2 misure in cantiere per facilitare l'accesso dei cittadini alle cure mediche. In attesa che i provvedimenti annunciati diventino realtà, il ticket che si paga per usufruire di alcune prestazioni non comprese nei LEA, i livelli essenziali di assistenza, resta. Ma per cosa si paga esattamente? E chi ha diritto all'esenzione? Nello specifico, il ticket va pagato solamente per.